visto che noi abbiamo definito il nostro ministero un hub, una fabbrica bianca che produce futuro, la commissaria Gabriel è la nostra donna, è la persona che insieme a noi ci ha garantito il suo supporto, per questo dico insieme a noi, può aiutarci a realizzare progetti, iniziative che riguardano soprattutto lo sviluppo innovativo di alcuni aspetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che devono sopravvivere al 2026. Abbiamo parlato di una necessaria e indispensabile connessione tra tutti gli stakeholder che trattano del tema ricerca e innovazione, quindi l'università, gli enti di ricerca, gli enti locali, enti territoriali, terzo settore, tutti coloro che collaborano alla realizzazione di infrastrutture di ricerca e di ecosistemi dell'innovazione che devono dare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una continuità. Ha dato un placet ai nostri programmi sull'attrattività e sul retainment, quindi la possibilità di riportare in Italia giovani ricercatori. Tutto questo naturalmente passa attraverso una collaborazione quanto possibile stretta con l'Europa. Io ho detto alla commissaria Gabriel che per quanto riguarda il nostro ministero, non solo higher education, cioè non solo formazione, non solo università, non solo alta formazione artistica e musicale, ma anche infrastrutture di ricerca destinate a portare nel nostro paese e in Europa, per le imprese e per lo spazio europeo, elementi di vera e duratura innovazione. Ho quindi parlato alla commissaria Gabriel di un'infrastruttura a cui teniamo moltissimo, Einstein Telescope, un telescopio che con modalità innovative capta onde gravitazionali che in questo momento un consortium sta valutando dove localizzare in Europa. La commissaria Gabriel era perfettamente a conoscenza dello stato dell'arte e delle nostre, diciamo, dei nostri wishful thinking, delle nostre aspettative in proposito. E che noi riteniamo, non noi, ma la più parte della comunità scientifica capitanata dal professor Giorgio Parisi ritiene possa trovare una perfetta collocazione in Barbagia, in Sardegna, a Lula, nella miniera di Sossenantos.